Il fiume e l'uomo. Geografia per bambini. Sin dall'antichità, i fiumi hanno rappresentato una grande risorsa per l'uomo. Le popolazioni più antiche abitavano proprio lungo i fiumi, infatti si chiamavano civiltà dei fiumi. Perché le civiltà si sono sviluppate proprio lungo i corsi dei fiumi? Innanzitutto perché la presenza di acqua rende i terreni fertili e quindi particolarmente adatti ad essere coltivati. Inoltre, i fiumi consentivano la navigazione e quindi gli spostamenti e gli scambi commerciali. Infine, lungo le rive dei fiumi, la presenza di argilla permetteva la costruzione di mattoni, vasi, utensili. I fiumi sono stati sempre importanti per la vita dell'uomo e molte grandi città sorgono proprio lungo le loro rive. I fiumi sono importanti perché forniscono l'acqua sia per l'alimentazione umana e animale, sia per gli usi agricoli, artigianali, industriali. Spesso l'acqua dei fiumi viene condotta in canali artificiali per farla arrivare anche ai campi più lontani. Anche molte industrie sono nate lungo i fiumi, proprio per avere l'acqua necessaria per lavare e raffreddare gli impianti di produzione. Alcuni fiumi sono navigabili e sono utilizzati come vie di comunicazione e per il trasporto delle merci e delle persone. L'uomo, attraverso una macchina chiamata draga, può prelevare sabbia e ghiaia, due materiali molto importanti per l'edilizia, e cioè per la costruzione di edifici e abitazioni. Ecco una draga, o battello draga. Ecco riassunte le attività principali dell'uomo: l'agricoltura, l'estrazione di sabbia e ghiaia, la produzione di energia elettrica sfruttando la forza dell'acqua che scende dalle montagne. Lungo le rive dei fiumi è molto praticata la pesca sportiva. In Abruzzo è possibile andare in canoa e godersi le acque cristalline del fiume Tirino. Il fiume Tirino è considerato il più limpido d'Europa. Il fiume più lungo d'Italia si chiama Po e nasce nelle Alpi ad oltre 2000 metri di altitudine. Durante il suo corso incontra ben 141 affluenti. Termina la sua corsa nel Mar Adriatico con una foce a delta che si dirama in 5 bocche. Nei pressi della foce si trova il Parco del Po, che ha una presenza unica al mondo di animali e piante, con oltre 1000 specie di piante e 449 specie di animali. Tra gli uccelli ci sono molte specie rare, come il fenicottero maggiore o fenicottero rosa, la sterna di Ruppel e la spatola. La destra del Po è una delle piste ciclabili più lunghe d'Italia. Costeggia il fiume Po lungo la riva destra per oltre 100 km. Ma come fare a capire se la riva è destra o sinistra? Per capire se una riva o sponda sia di destra o di sinistra, bisogna guardare nella direzione in cui scorre l'acqua. Bisogna cioè dare le spalle alla sorgente e guardare in direzione della foce. A questo punto alla tua destra avrai la riva destra e alla tua sinistra la riva sinistra. Qualche volta il fiume riceve talmente tanta acqua che può straripare, cioè la sua acqua fuoriesce dal letto e allaga il territorio circostante, provocando anche gravi danni. Per evitarlo, gli uomini costruiscono gli argini,
cioè dei grandi accumuli di terra lungo le rive o sponde del fiume. Il fiume è molto importante per la vita dell'uomo ed è dunque altrettanto importante tutelare e salvaguardare l'ambiente fluviale, un fattore indispensabile per la vita sul nostro pianeta.